Perché il tuo commerciale deve elemosinare nominativi? Ti è mai capitato di andare in un centro commerciale e di essere assalito dai venditori di materassi, di telefonia, di caffè, di qualsiasi altra cosa? È una cosa che ti attira e ti piace molto? Mi chiamo Paolo Ricchi e mi occupo da 20 anni di formazioni per centri fitness e con questo video voglio raccontarti quanto funziona la richiesta di nominativi fuori della palestra. Parto da un'esperienza personale. Stamattina ho avuto due drammi in contemporanea. Il primo andare al centro commerciale e il secondo trovare l'hostess che vuole darmi il free pass per la palestra. Faccio fatica a capire questo meccanismo di richiesta nominativi in mezzo al popolo nei centri commerciali ed in luoghi frequentati. Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse il senso di un'operazione che non ha un target di riferimento specifico, visto che si rivolge a chiunque passi di lì, che magari non è nemmeno un residente, e comunica più un nostro bisogno di avere uno straccio di nome e telefono piuttosto che il valore del nostro marchio, visto che si promuove una struttura con servizi uguali a quelli di qualsiasi altra struttura limitrofa. Lo chiedo perché non l'ho mai consigliata al titolare e non ne conosco il ritorno economico. Faccio solo delle valutazioni personali. La prima, che immagine dà il personale della palestra in piedi che cerca di accalappiare persone sconosciute rincorrendole nei corridoi fra chiacchiere fra colleghi come una gita scolastica? Per me non troppo edificante e professionale. La seconda, ci si trova in contesto senza senso per target di riferimento. Non il tuo pubblico o quelli che vorresti, ma chiunque proveniente da qualsiasi luogo, di ogni razza e religione, avendo come concorrenti la fretta, i negozi da saltare per lo shopping, i parenti, i figli che scappano e la naturale predisposizione italiana alla fregatura. È vero che vedi un sacco di persone, ma sarebbe molto meglio che parlassi solo con chi è interessato ed interessante per te. La terza, l'assoluta impossibilità di comunicare qualsiasi cosa in maniera adeguata e di ascoltare le esigenze della persona che hai di fronte a favore dell'obiettivo primo di poter acquisire numeri da richiamare dopo con sua maestà il telemarketing. La quarta, quante ore di lavoro ci sono volute? Quanto investimento e per quale risultato? Non ho un'idea, ma azzardo. 4.000 passanti, 50 nominativi da chiamare, se hanno dato il numero vero, 8 tour, 4 iscritti? Non lo so, e magari qualcuno mi potrà dire i suoi risultati, ma soprattutto il ROI dell'operazione, cioè quanto è incassato rispetto a quanto ha speso. Solo questo parametro ti permette di capire dove sia meglio allocare il tuo tempo e i tuoi soldi. Io scelgo sempre le azioni a ROI più elevato e che si rivolgono al mio target specifico. Non vuol dire che le altre non si possano fare, manifesti, telemarketing, sponsorizzazioni, radio, televisione, ma da imprenditore devi sapere quanto ti rendono calcolando il ritorno in termini di ROI. Altrimenti ti diverti, spendi soldi, li guadagna il tuo creativo, ma in tasca ti resta solo la soddisfazione. Io da sempre preferisco lavorare con gli iscritti. Posso verificare la soddisfazione di chi mi ha scelto dedicandogli tempo e diversificandomi dai concorrenti. Consolido il rapporto di servizio che è iniziato con l'iscrizione, ingenerando e stimolando l'abitudine al movimento. Inoltre posso integrare, rinnovare, proporre ulteriori servizi a chi è felice di frequentare. E non ultimo, acquisisco referral sicuramente in target e prefittati dal mio iscritto. Non corro dietro a gente con il sacchetto della spesa, ma produco denaro vero. Quanto? In 8 ore di lavoro, programmando una verifica di soddisfazione ogni 20 minuti, potrei effettuarne 24. Oltre a dedicare tempo di qualità a chi mi ha già scelto, posso produrre almeno 3 tra rinnovi e integrazioni di abbonamento e consegnare 48 invii alla frequenza da consegnare a persone a loro vicine. Posso procurarmi almeno 6 tour e iscrivermi 3. Con 50 euro di ricavo per contatto avrò prodotto 1.200 euro di fatturato in 8 ore, senza costi aggiuntivi rispetto alla gestione ordinaria. L'ho fatto in palestra, con gente conosciuta e con nessuno che scappa. Io faccio così, da sempre. Non elemosino nomi in giro. Vengono loro da me, ma voi fate come volete. Alla prossima!